Scusate, scusate, disturbo? Disturbo? No, siete disturbati? No, per carità. Scusate, continuiamo questo applauso per Christian De Sica e Belen Unziker. Quante brava, eh? Michelle Unziker. Mi chiamo Michelle. Michelle, Belen, mo stai a guardare il capello. Chi lo guarda il capello stasera? No, bravi, ma perché non lo fate di lavoro questo? Carino. Scusate, mi presento perché magari qualcuno se lo starà chiedendo. Chi è questo bell'uomo sui 20 anni? Lei. Ormai da 15. Ormai. Con lo sguardo penetrante e anche altri organi facente funzione. Sono, sono Enzo Ratti dell'agenzia di spettacolo Enzo Ratti Enterprise. Ma perché gira così? No, perché fa angolo l'agenzia. Ma dai. Sì, mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici. Ah, bene, bene. Quindi entertainment. Entertainment. No, ho capito. Non ho capito. Entertainment. Ma l'ho fatta prima di salire, non ce la facevo più entertainment. No. Nel senso, faccio qualche nome, giusto per fare... Emma, Elisa, Giorgia, Semmaschio, Salvatore, ci piacerebbe. Invece, tornando alla serata, volevo farvi qualche proposta, volevo proporre qualche artista. Io ho tutti artisti senza olio di palma, questo lo dico, No, no, no. Vado a leggerli dal mio database. Questo, sì, questo è il database. Io qui metto quelle che me l'hanno data e qui quello è solo un base, diciamo. Dai. Allora, un ballerino, ho un ballerino molto bravo. Lui viene da amici. Sta da loro a cena, ci mette 10 minuti e qui si digerisce pure, lo fa tranquillamente. Vabbè, andiamo avanti. Un artista per bambini. Ci sono bambini in sala? Li facciamo? Ferma tu, basta. Allora, lui è un clown, torna finalmente a esibirsi dopo 20 anni. Che ha pagato il suo debito con la giustizia ormai. E che è un clown killer? Non lo so, non ho indagato. Comunque lui fa questo numero con le bolle, poi mette una pomata e gli passano. Comunque tranquilli. Vi serve un indovino? No, e infatti non è venuto. Ma quanto è bravo, signori? Fa tutto da solo. Ma lo so, ma li conosco. Questi sono grandi artisti. Vabbè. Cambiamo genere. Come su YouPorn, cambiamo genere, Ne ho riconosciuta anche qualcuna. Allora, un grandissimo cantante, molto bravo, lui ha cominciato un po' come tutti, a cantare sotto la doccia, poi ha visto che era bravo, ha iniziato a cantare anche sotto la doccia di altri, io è così che l'ho conosciuto, mi stavo lavando un giorno, uela! Allora, lui ha una voce soul, peccato, perché se ne avesse due si faceva anche i cori, invece ne ha una sole. Una soul. Comunque, bravissimo, Jennifer Lopez, signori. È una donna. No. È un uomo, Jennifer Lopez. E lui è metà italiano e metà sudamericano. Canta italiano e sudamericano. Ma che schifo! Per favore, non mi fate fare figure. Io sono un grandissimo agente di spettacolo. A me la gente mi ferma per strada e mi dice: ma queste 50 euro sono false. Ma soprattutto dice: come si fa ad entrare nel mondo dello spettacolo? Perché io, come? Oltre che a proporre, io cerco talenti. A me piace cercare, scovarli. Ma lei scova? Ma perché lei no? Una volta. Come dicevano i latini, no? Scovare umanum est. Sì, dell'est, dell'ovest, il prezzo è uguale. Cioè i numeri poi se li... A mandare la frutta, però. Vabbè, comunque io vi vorrei anche nella mia agenzia, voi, perché veramente io non ne capirò niente, ma voi siete bravi, ragazzi. Grazie, gentile, grazie. Christian De Sica non ha bisogno di presentazioni, è impresentabile, ci mancherebbe. Che carino che sei. E Michelle Hunziker, voglio dire, quanto è cresciuta in questi anni. E la crescita è evidente, per non parlare della ricrescita poi, E quello è vero. No, ragazzi, io vi voglio nella mia agenzia, venite nella mia agenzia, perché vi prometto grandissime serate, come quella che ho fatto proprio l'altra sera. Uno spettacolo davanti a 10.000 nesi. Ma dai! È andata così, è andata. Meravigliosa serata, Christian De Sica!